Buonasera a tutti, grazie soprattutto all'amministrazione e all'associazione Rossini che ha organizzato questa edizione e soprattutto perché da 5 anni ci dà fiducia. Dà fiducia a me come direttore, perché questo è il mio 6º anno da direttore e sarà anche l'ultimo al Conservatorio di Novara, e dà fiducia alle persone, ai ragazzi sui quali noi investiamo. Investiamo in mille modi e anche quello di aiutarli a iniziare a fare i primi passi della carriera professionale è un compito che spetta a noi. Diceva Giovanni che gioco in casa, sì, perché è stata una mia idea, una mia volontà, quella di creare all'interno del conservatorio il gruppo dei violoncelli. È anche vero che quest'anno c'era un'abbondanza di ragazzi meritevoli e quindi è stato gioco facile inventare questo gruppo. Gruppo peraltro a geometria variabile, nel senso che comunque iniziano in 4, poi sono in 8, poi diventeranno 12 e anzi, dico addirittura che ci saranno alcuni piccoli momenti di pausa perché dovranno posizionare le sedie, fare dei piccoli cambi di scena e non credo che lo faranno con il palcoscenico chiuso, quindi sarà tutto a vista, ma dovranno modificare le loro posizioni. Tutti ragazzi che sono in corso degli studi, per cui dai primi anni del triennio a qualcuno che a breve l'anno prossimo terminerà il percorso di studi. Orgoglioso dei miei ragazzi che stamattina sono andati alla scuola all'Istituto Torno di Castano Prima, dove anche qui l'associazione Rossini ha voluto creare un contatto, hanno incontrato i ragazzi di questo istituto tecnico e hanno fatto un anticipo di programma di questa sera. Quindi da stamattina che sono in giro, non voglio rubare altri minuti perché sennò saranno già stanchi.